Ciao a tutti, guerrieri e guerre Sailor. Io sono Ferdinando e sono un fan di Sailor Moon. Oggi non si parla di Sailor Moon, ma della rubrica anime e manga. Questo video è stato registrato il giovedì 30 maggio 2018 a San Ferdinando. Il sud Italia festeggia come se fosse l'equivalente del compleanno, il loro massimo del santo. Mi sono fatto degli autoregali, che era la Defa Box di maggio, eccetera, eccetera. Chiedo scusa se questo sole arriva, ma non riuscite a vedere. Vabbè. Oggi in anime manga sto un po' spezzettando. Avete visto due video precedenti a questo, i primi due volumi di Lupin della Planet Manga e della Star Comics, il primo volume di Cardcaptor Sakura Clear Card. Questa edizione italiana riguarda un manga anime di Doraemon. Doraemon è nato in Giappone come manga intorno agli anni 70 del Novecento. In Giappone sono state trasmesse più di 5-6 stagioni televisive dell'anime. Ora non mi ricordo quale sia, se la quarta stagione, la terza stagione, sono stati fatti negli anni 70, tra anni 70 e anni 80. Ora non mi ricordo bene. Io cercavo il manga di Doraemon. Purtroppo in Italia c'è, come è successo con Cardcaptor Sakura delle due serie degli anni 90, la Star Comics, perché della Star Comics ha fatto la full color in sei volumi. Praticamente questa full color non è il manga vero e proprio. Da quello che ho capito, sono storie diverse, cioè storie come gli episodi. E mi sembra nel quinto volume, nel quarto, c'è proprio il primo incontro tra Nobita e Doraemon. Doraemon, sapete, un gatto dal futuro che va nel passato per aiutare a migliorare la vita di Nobita. Perché nel futuro, nel XXI secolo, i discendenti di Nobita sono pieni di debiti. Oltre a Nobita, abbiamo altri personaggi: la mamma e il padre di Nobita, più la sua amica di classe, che è Shizuka. Shizuka, che poi, da quello che si capisce nell'anime, dovrebbe essere la futura moglie di Nobita. E i suoi amici nemici, diciamo così, Suneo e Gianni. Io li chiamo in italiano perché in giapponese non lo so se si chiamano così. Shizuka è anche in giapponese. Gian, sempre con la lettera J, inizia il vero nome di Gian. Gian praticamente è un bullo che fa i dispetti, picchia i ragazzini indifesi. Suneo, penso che si chiama così in giapponese. Suneo invece è un figlio di due genitori benestanti, perché hanno delle ville, una villa, sì, più di una casa in montagna, al mare, in piscina, eccetera, eccetera. Ora non lo so se questa è a casa di Nobita, però mi è molto familiare comunque. Questo è il primo volume, il retro è così, abbiamo Shizuka, Doraemon e Nobita in versione farfalle. Il mangaka è Fushiko F. Fujo, non so se è un secondo nome, e qui abbiamo proprio il mangaka, scusatemi. Qui c'è una specie di, ogni volume c'è una specie di descrizione della vita del mangaka. Nato il 1 dicembre 1933 nella prefettura di Toyama, Hiroshi Fujimoto, eccolo qui, perché ha queste
questa abbreviazione. Fujimoto debutta nel 1952 con un'altra opera, eccetera, eccetera. E poi è per arrivare probabilmente anche a Doraemon. Doraemon viene così. E qui è l'inizio del primo capitolo. Ogni volume ha una specie di più di 10-15 capitoli, e poi c'è una parte extra che ora vedrò prima io per vedere se posso farlo vedere. Ed eccomi qui. Allora, questa è la copertina del quarto volume, il pronipote del figlio di Nobita. Quindi nel quarto volume ha questo qui della Full Color. Praticamente ogni 6 volumi ha una specie di storiella riguardante Doraemon, eccetera, curiosità. Io non ho capito perché queste pagine sono lasciate vuote solo con il simbolo di Doraemon. Allora, io ho scoperto che nell'ultimo capitolo di storia, prima della parte extra, c'è questa storia. Ecco perché loro sono in versione farfalle. Queste sono storie inedite che nelle stagioni dell'anime non compaiono. Alcune sì, alcune no. Come era successo con Creepy Mami, che nell'anime di Creepy Mami erano state aggiunte alcune cose che nel manga non c'è. Ricordo che il manga è sempre della Star Comics. Più di 2 anni fa fu ripubblicato la Star Comics in 2 volumi. Ovviamente sto parlando di Creepy Mami. Nel secondo abbiamo Doraemon e Nobita sulla barca che stanno andando come se fosse sull'acqua, ed è un ciusco perché è ciuschi questi oggetti futuristici sull'erba, e Gian e Suneo sono rimasti molto sorpresi, dicono come è possibile, l'acqua non c'è. E il secondo abbiamo sempre Doraemon, Nobita e Shizuka che volano dei palloncini, ora non so che cosa sono. Io l'ho pagato sui 5 euro e qualcosa perché io avendo Amazon Primer, e in realtà il prezzo di copertina è 6,90, come se fosse la full color di Dragon Ball. Siamo su per giù con lo stesso. Ovviamente il mangaka ci racconta sempre la descrizione. Qui abbiamo di nuovo Doraemon. Qui è il primo. Quindi abbiamo delle storie, e poi l'extra del secondo volume dice: quale anno degli elementari frequentano vita? E sì, ci sono sempre queste pagine con il logo Doraemon. Io cercherò di editarlo. Quale anno di scuola frequenta Nobita? È una domanda che viene posta spesso a chi legge questo fumetto. Fumetto, sì, perché manga è fumetto in giapponese. In realtà l'autore, il maestro, il sensei Fushiko Fujo, ha disegnato Doraemon adattandosi costantemente all'età dei lettori delle riviste educative su cui veniva pubblicato, eccetera, eccetera, vedete? Ci sono anche ultimamente sono stati fatti dei film di Doraemon, come c'è scritto anche qui. Non lo sto a leggere perché non lo posso farvi mostrare tutto. Comunque, devo dire la verità. Come avete potuto vedere, è a colori. Mi piace molto e sono molto contento di aver avuto questi 6 volumi. Almeno tra virgolette di Doraemon qualcosa, perché io su un paio di anni fa lo guardavo, lo osservavo, cioè lo guardavo gli episodi, eccetera, eccetera. Vabbè, voi avete avuto manga come questi, Doraemon, eccetera, eccetera, fatemelo sapere nell'info box da Facebook a Telegram.
tutti i miei social network, sì, Sero Muffanza, figlia da Amazon, il mio secondo canale di YouTuber Boys. C'è questo, ora poi con l'editor vedrete un po' diverso. C'è qualcosa che viene ombrato. Qui viene cosa. Vabbè, lasciamo perdere. YouTubers da Framon Matteciano al Greco, Ashley KVP, eccetera, eccetera. Eccoci la tosse. Noi ci vediamo nel prossimo video, che non so che verrà, cosa verrà dopo, perché questo è il terzo video. Ho registrato un video. L'esperienza, la mia prima volta al ristorante giapponese, è una figure della DSC. Devo registrare l'ultimo video dopo questo. Ciao ragazzi.